la sostenibilità delle infrastrutture energetiche e gli intangibles a favore delle comunità locali. È il progetto di ricerca di cui si è parlato questa mattina all'auditorium dell'Università Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara, conferenza di livello internazionale. L'appuntamento è stato promosso dalla sezione Energia di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, unitamente al gruppo Giovani Imprenditori. Contributi importanti da parte di docenti universitari, aziende del settore come Terna, A2A ed Edison, e una tavola rotonda composta da rappresentanti di istituzioni nazionali ed europee. Decarbonizzazione e infrastrutture energetiche sono pilastri fondamentali, perché? Beh, perché per dare un contributo sicuramente andiamo verso un'ottica di innovazione, quindi sicuramente siamo tutti coinvolti in questo discorso. A che punto siamo? Siamo in cammino, mi piace dire. Siamo in fieri. Assolutamente sì, nel senso, noi come università e come corpo docente, come ricercatori, sicuramente abbiamo abbracciato questa realtà proprio come un superamento del paradigma diciamo che emergeva in tempi precedenti, quello di guardare soltanto all'utile, no, delle aziende o comunque a risultati meramente economici. Adesso i risultati riguardano anche ben altro, e anche il benessere dei cittadini. Si parla tanto di sostenibilità, un tema assolutamente caldo, di estrema attualità. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è sempre quello di efficientare il più possibile i sistemi produttivi delle nostre aziende e anche il sistema di utilizzo dell'energia da parte dei cittadini. Quindi questo è un percorso che nel processo di decarbonizzazione prevede sia un passaggio a fonti meno fossili con meno impatto di carbone, quindi sicuramente utilizzo di più soluzioni gasifere, e poi andando a integrare il tutto con un mix di fonti rinnovabili che comunque sono necessarie per raggiungere gli obiettivi del 2030. L'Abruzzo come siamo messi? L'Abruzzo ha un percorso avviato che è molto significativo, anche se abbiamo comunque delle piccole resistenze di carattere sociale che sicuramente sono normali in un processo di trasformazione. Fondamentale a tal proposito proprio la comunicazione capillare, che è quello che state facendo anche con questo incontro, no? Sì, il resto è che la terza edizione noi abbiamo puntato moltissimo da ormai da 3 anni a questi incontri sul territorio, e quest'anno in primis con l'utilizzo anche dell'università che ci affiancherà in questo percorso di diffusione di quelle che sono le nuove tecnologie a servizio appunto della transizione energetica.